È un grandissimo spot perché in questo periodo gli agricoltori del Metapontino sono in protesta. Contro gli albicocchi. No, proprio perché il mercato, visto che il mercato diciamo globale li sta soffocando, e proprio ieri hanno fatto una manifestazione qui. Quindi l'arte, la cultura in generale a favore del Metapunto e dell'albicocca e del lavoratore dell'albicocca. La bicocca è bella perché è rosa, ha dentro un nocciolo elegante che sta esattamente dove deve stare, quindi è un simbolo anche di armonia e di ordine cosmico. E mangiare l'albicocca mette in comunicazione con la natura universale, pitagoricamente, devo dire. Pitagora mangiava solo albicocche del Metapontino. Anima mia, rammenti, dall'ombre d'oggi illusa, questo non ti riporta al raggio dei dì lieti. O che non ci fiorivano nel cuor tutti i roseti, al tempo in cui a zuffa, con l'algebra confusa, sui banchi imparavamo monelli irrequieti, che il quadrato costrutto sovra l'ipotenusa è la somma di quelli fatti sui due cateti. Non io, ma quanto Odifreddi, che ha scritto un racconto, cioè una specie, fingendo che sia Pitagora che parla, e poi Ipazia, che verrà detto da Valeria Solarino, che descrivono un po' quello che è la vita, il pensiero, le testimonianze intorno a Pitagora. Lo fa molto bene perché è un grande divulgatore, Odifreddi. Il festival è bello perché poi avrete Piero Angela, poi c'è Tonelli che fa il sulle stelle, insomma c'è il meglio della scienza, della divulgazione scientifica. Noi siamo degli umili amplificatori del pensiero di altri in questo caso. Cosa ti affascina della figura di Pitagora? Le tabelline. 6x6, 36, questa è la cosa che io so con la maggior certezza. E anche 7x8, che però non so quanto fa, immagino 56 forse. Era più facile 6x8. 6x8 48, che è anche la parola d'ordine di molti combattimenti, quando le guardie, per farsi riconoscere, capito, dall'esercito greco e romano, dicevano 6x8, diceva 48, la parola d'ordine contro parola, e andavano, vincevano. Poi si infiltravano perché sapevano le tabelline anche gli altri, ma questa è un'altra faccenda sulle guerre puniche. Pitagora, c'è una canzone che aprirà la cosa, che è una canzone di Celentano, si chiama Il teorema di Pitagora. Ci sono molte poesie su Pitagora che lui ha trovato, che sono molto belline, e poi c'è la vita di Pitagora. Una grande eredità anche per questo territorio, no? della Magna Grecia, che si affaccia al mare, che rappresenta la civiltà, no? La culla della civiltà. Lo è stata certamente un punto di partenza. La Grecia era moltiplicata dalla Magna Grecia, perché era territorialmente più agevole, no? Il mare, molta campagna alle spalle, coltivazione, pascolo. La Grecia, come sai, è più aspra, quindi qui c'era una specie di California della Grecia. Grandi cose, bellissime ceramiche, penso tutti questi andavano a vendere disegni da fare sui vasi, come si divertivano. Oh, facciamo Ercole, no, non va più di moda, no? Quest'anno va di moda Dioniso, e vedi tutte le cose lì. E poi qui c'è una grande cultura anche della gastronomia, mi sembra, no? Cioè, ogni volta che viene qua c'è una proposta gastronomica, quindi ne dedurrei che la Magna Grecia magna. Questo sarebbe lo slogan finale. Pitagora può essere descritto, insomma, come una singolare combinazione di Albert Einstein e del Dalai Lama. In Pitagora si trova già l'essenza del platonismo, e è da lui che deriva l'intera concezione di un mondo eterno, rivelato dall'intelletto ma non dai sensi. Senza di lui i cristiani non avrebbero pensato a Cristo come al Verbo incarnato, e i teologi non avrebbero cercato prove logiche dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima. Per questo dico e affermo di non conoscere nessun altro uomo che abbia avuto altrettanta influenza nella storia del nostro pensiero.